Sulla base di ben 8 inchieste furono puniti e quindi rimossi per negligenza il generale Walter Short, comandante dell'esercito della difesa delle Hawaii, e l'ammiraglio Husband Kimmel, comandante in capo della flotta del Pacifico. Invece, dopo la catastrofe dell'11 settembre, nessuno, né il ministro della difesa Rumsfeld, né i responsabili del controllo civile e della difesa aerea, nessuno è stato punito né rimosso. Brigadier General W. Montague Winfield, il 10 settembre, ha chiesto al capitano Leidig di sostituirlo la mattina successiva come direttore delle operazioni. Leidig aveva appena superato il corso di abilitazione per svolgere quel compito. L'11 settembre Winfield ha ripreso il suo posto solo dopo lo schianto dell'ultimo aereo. Capitano Charles Leidig era direttore delle operazioni all'NMCC in sostituzione di Winfield la mattina dell'11 settembre. Brigadier General David F. Wherley Jr., l'11 settembre era comandante della base aerea di Andrews, la più vicina al Pentagono. Richard B. Myers, Vice Chairman del Joint Chief of Staff, in assenza del Chairman Shelton, l'11 settembre era a capo di tutte le forze armate. Il 14 settembre, dopo soli 3 giorni di indagine, l'FBI sa tutto dei dirottatori dei 4 voli. Nelle ultime 24 ore abbiamo raccolto tutti gli indizi possibili e li abbiamo usati come base per le indagini. Abbiamo parlato con molti parenti delle vittime e abbiamo identificato, credo con successo, molti dei dirottatori dei 4 voli. Prendiamo ad esempio il caso Lockerbie. Ci sono voluti 2 anni per giungere alle incriminazioni. 2 anni. In questo caso, in soli 3 giorni, l'FBI ci ha comunicato i nomi di tutti i responsabili senza aver dato nessuna prova della loro presenza a bordo di quei voli. Il 12 settembre, il ministro della giustizia statunitense, signor Ashcroft, dichiara al mondo intero che è stato ritrovato il passaporto di uno degli attentatori a qualche isolato dalle macerie di Ground Zero. Ci dicono che tutto ciò che si trovava all'interno delle torri o è bruciato o si è dissolto in una polvere finissima. L'acciaio si è liquefatto, ma la carta ha resistito. Ma chi erano realmente i dirottatori? La versione ufficiale dice che 15 su 19 venivano dall'Arabia Saudita, che si erano addestrati in Afghanistan e che erano fondamentalisti islamici, dei musulmani fanatici. Al-Qaeda dovrebbe essere un'organizzazione salafita. E il salafismo è una corrente molto puritana dell'Islam che suggerisce di seguire alla lettera i precetti del profeta Maometto. Quelle persone erano fondamentalisti islamici? Infatti suggerirebbero di no. Mohammed Atta non era affatto un fondamentalista islamico. Beveva sempre. Se non era vino, era birra o qualche liquore. Insomma, beveva sempre. Sempre. E poi c'era la cocaina. Montagne di cocaina. Mohammed e le persone del suo giro erano sempre ubriachi, strafatti, completamente fuori di testa. Gli identikit dei dirottatori forniti dall'FBI sono davvero bizzarri. Ad ogni identikit corrispondono più persone. Queste persone sono diverse, hanno attitudini diverse,
biografie diverse, stanno in luoghi diversi, talora nello stesso momento. Si parla spesso di Mohammed Atta, ma di quale Mohammed Atta? Forse del Mohammed Atta che viveva ad Amburgo, in Germania, controllato dai servizi segreti tedeschi? O forse si parla del Mohammed Atta che si trovava a Venice, in Florida, un importante centro dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, dove frequentava una piccola scuola di volo per monomotore e bimotore Cessna. E che divideva la stanza con Charlie Valls, un pilota della CIA che portava armi in Nicaragua e trafficava in cocaina per conto dell'agenzia. Di cui è il Mohammed Atta? O forse si parla del Mohammed Atta che parlò con suo padre il 12 settembre, come riferito da Newsweek in un'intervista al padre fatta al Cairo? Di cui è il Mohammed Atta? O del Mohammed Atta che allo Shack Rooms Bar di Hollywood, in Florida, alternava strisce di cocaina a bicchieri di vodka e che al momento del conto avrebbe detto: lavoro per una compagnia aerea statunitense, pensate che non possa pagare il mio conto? E poi avrebbe aggiunto una bestemmia. Questo non è il comportamento di un fondamentalista islamico che sta per partecipare a una missione suicida. Prima che l'Atta, che risiede ad Amburgo in Germania, secondo la versione ufficiale, si trasferisca negli Stati Uniti, il suo omonimo americano in realtà visita un ufficio del Dipartimento dell'Agricoltura dove si rivolge ad una funzionaria richiedendo un prestito di $650,000. Con questo prestito lui vorrebbe affittare un piccolo aeroplano e metterci dentro un grosso serbatoio chimico. Dinanzi al rifiuto della donna di accordare il prestito, lui comincia a minacciarla di volerle tagliare la gola, poi le dice di essere un pilota dell'American Airlines, butta sulla sua scrivania dei fasci di banconote, chiede delle informazioni circa i sistemi di sicurezza delle Torri Gemelle, cerca persino di acquistare un poster del Pentagono che si trova sui muri dell'ufficio e soltanto dopo va via. Ecco, ci si chiede se questo è il comportamento di un membro di una cellula dormiente, non è piuttosto quello di qualcuno che stia invece cercando di farsi ricordare. Secondo la versione ufficiale, Al-Omari e Atta partono dalla Florida direzione Boston. È da lì infatti che dovranno partire due degli aerei da dirottare. Ma una volta arrivati a Boston, l'auto non si ferma, prosegue per il Maine, 300 km più a nord. È il pomeriggio del 10 settembre. Il giorno dopo i due dovranno affrontare la giornata più importante della loro vita, una giornata che non ammette ritardi. E loro cosa fanno? Una gita a pochi. Trascorrono lì la nottata e si fanno notare per i loro schiamazzi. Inoltre pagano con carte di credito intestate a loro nome. Insomma, fanno di tutto per lasciare tracce del loro passaggio. Lasciano il Maine la mattina successiva. Lo fanno in aereo, direzione Boston, alle 6 di mattina. L'aereo che devono dirottare decolla solo mezz'ora dopo l'atterraggio del loro volo. Un tempo decisamente risibile che rischia di fare fallire tutti i loro piani. Il momento della partenza da Portland alla volta di Boston è molto importante sia per le indagini che per l'opinione pubblica. È lì infatti che viene registrato dalle telecamere dell'aeroporto il video in cui vediamo i volti di Atta e di Al-Omari. Questo video ci è stato mostrato centinaia di volte in televisione come prova dell'imbarco di due terroristi sull'aereo che stanno per dirottare. Falso.